visto Noè, dopo che il diluvio aveva spazzato via tutti. Già, ma questa volta Dio non c'entra. Beh, ci siamo capiti. Merda, altri ripugnanti! Come hanno fatto a salvarsi? Ah, non si sono salvati, ma non lo sanno ancora. Dick! A sinistra! A sinistra! Sì, da bravo! Puoi prenderlo! Figli di puttana! Che aspettate? Avanti! Redimiamolo! Dopo la copertura! Maledizione! Ehi! Sono qui, pezzo di merda! Ascesa! Salvati ora! Prenderle! Oh, forza, figli di puttana! Che aspettate? Segui il cammino! Un colosso! Un dannato colosso! Ah sì, è un colosso! Servono munizioni. Dick! A sinistra! A sinistra! Sì, sì, ci penso io! Sono quasi a secco. Segui il cammino! Nascondermi. Al riparo! Sì, da bravo! Vuoi prenderle? Sono finite. Un colosso. Dannato colosso. Ah sì, è un colosso? Ha!
cercato, oh merda! Posso ricavarne qualcosa? Cosa? Uomini! Gli smarriti! Figlio di un cane! Bloccatelo! Sto arretrando! Avete sentito? Indietro! Sta giù! Andiamo. Quello era l'ultimo. Pronto a cercare Jesse? Oh, sì. Voglio proprio farla finita. Non ti sembrano anche più strafatti del solito? Già, qualunque sia la droga che assumono, devono averla sniffata tutta. Passeggiata. Ora avrò la mia vendetta. Chiusa. Oh.
Senti, non puoi farcela ad arrivare lassù. Sì. Cristo santo. Forza. Avanti. Ti spingo io. Ok, allora. Se qualcosa va storto c'è un sentiero qui vicino. Vai. No, ascolta. Quello lassù non è Carlos, ok? Non è il fondatore delle Quiescat. Quello è Jesse Williamson. Un bastardo criminale pezzo di merda. Che ha avuto ciò che meritava. Capito? Ora, Cristo, vai su! E ammazza quel figlio di puttana! È tempo di cedere all'oblio! Cedi all'oblio! Ti consento! Sulla soglia dell'oblio per mano dell'umile Jesse Williamson! Oh, l'oblio! Ti ricordi quella volta? Due puse mi avete tenuto fermo! Così che Jack potesse marchiare un po' la mia schiena! Quei ricordi mi impedivano di ambire! Ora capisco. Sì, lo vedo. Che succede, Cristo? Il cammino chiaro, ora mi è chiaro. Rispondimi. Già, anche a me. Riposa in pace, Jesse. È andata? Sì. È andata. Non ce l'avrei mai fatta da solo. È stato forte a tornare nell'incubo, sai? Devo ammetterlo. Spallare la merda e strappare erbacce non è il peggiore dei modi di passare i giorni. Già. Beh, è morto Jesse. Chi credi sia vivo tra quelli che conoscevamo un tempo? Nessuno. In Boser non c'è più nessuno. Merda. Mi dispiace. Sì. Anche a me, vieni. Dai, sì, sì, cazzo. Beh, come dicevo, so che non ci parliamo da anni ormai. Sai, continuo a ripetermi che la mia Elizabeth è lì con te, quindi non ha molto senso lagnarsi o blaterare. E poi, da quando è scoppiato questo inferno, io ho pensato che tu non esistessi. O che non te ne fregasse un cazzo. Scusa il linguaggio. Forse è per questo che sono qui. Per dire che ancora non lo so. Spero tu sia lì. E spero ci sia qualcosa che dia senso a questa merda. Tutto qui. Ci risentiamo presto, magari. Amen. Dick? Sì, scusa, Ricky mi ha detto che ti avrei trovato qui.
In realtà sono i dolori alle ginocchia. Il motivo per cui non pregavo da anni. No, io non sono uno che va in chiesa. Neanche dopo la tempesta di merda di Sherman's Camp. Ma ora, considerate le circostanze, ho pensato che beh, forse era arrivato il momento. Io non avevo scelta, Mike. Tutti quanti hanno una scelta, Dick. Finché non muoiono. È un noi o loro. È sempre un noi o loro. Sempre. Ma il mondo sta andando a puttane perché non capiamo che quel noi sono tutti poveri cristi che non vagano con i pantaloni sporchi di merda cercando di mangiarci. Ok, sai cosa? Magari non ti piacerà, ma il mondo è questo ormai. Sì, è vero. E pregare non serve a niente. E sperare che fosse diverso non cambierà certo le cose, Mike. Sperare non c'entra nulla con questo. Rendiamo noi il mondo quello che è, con le nostre azioni. Tutti noi. L'ho lasciato andare. Scherzo. Non poteva avere un processo equo. L'hai lasciato andare. Gli ho detto di partire e non tornare. Cristo santo, Mike, hai la minima idea di cosa diavolo hai fatto. Sì. Ho impedito un omicidio. E sai cosa? Sono a posto con la coscienza. Che vuoi? Ehi, Dick.
Come va, Joe? Bene, bel bottino. Per oggi ho solo questo. Dick, il mio cacciatore. Ehi, ho saputo. Sai, no, quello che hai fatto per noi. Cioè, tutti quei ripugnanti e... So che hai dovuto farlo. Cos'altro avrebbe potuto fermarli? Già, ascolta, Blair, non sono fiero di quello che ho fatto. Mi capisci, vero? Ma non c'era scelta. Erano diretti qui. Sì, lo so. Non devi darmi spiegazioni. Ero qui quando hanno attaccato, ricordi? Ehi, torna più spesso. Ci sei mancato. Ero al lavoro. Io lavoravo alla protezione animale, in un canile non lontano da Sisters. Avevamo un centinaio di cani, soprattutto randaggio. Ma alcuni avevano padroni che tornavano a trovarli. Ehi, aspetta! Dick, ne è passato di tempo. Blair, come va? Deacon St. John, come andiamo? Base, come andiamo? È stato davvero pietoso. Non guardare me. Ehi, sai se è rimasto del nastro adesivo? Ho parecchio da fare, Dick. Ehi. Torna quando saprai cosa vuoi. Serviranno ore di lavoro. Dici? A presto, Dick. Dove diavolo è finito?